Nelle prime due gare il Messina ha raccolto meno probabilmente di quanto avrebbe meritato e adesso già un crocevia importante, forse è meglio giocare subito. Non so se abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo meritato, abbiamo perso le partite perché non siamo stati continui, perché abbiamo fatto qualche errore, però abbiamo anche evidenziato alcuni aspetti positivi, che siamo sempre stati in gara anche contro squadre, queste prime due che abbiamo affrontato importanti. Dobbiamo continuare questo percorso di crescita. All'altezza di campionato partite decisive non ce n'è, però è chiaro che è meglio fare punti, anche perché quando fai punti e vinci le partite, questo percorso di crescita dal punto di vista mentale e psicologico ti può aiutare a crescere. A Francavilla purtroppo subito fuori Fazzi e potreste, da quello che ha appena annunciato, rinunciare per non rischiare infortuni anche a Camilleri. Vabbè, Fazzi non ci sarà sicuramente, non ha niente di grave, ha chiesto il cambio, però piccola contrattura. Camilleri non è un giocatore in questo momento che può fare due partite in 3 giorni di alto profilo, e quindi preferisco, visto che abbiamo anche dei giocatori come Ferrini che sono freschi e che danno ampie garanzie, preferisco farlo riposare e questa settimana continuare un percorso di lavoro. Però vedete, a Francavilla siamo stati più solidi dal punto di vista difensivo, non abbiamo concesso niente di particolare, e questo voglio dire, alcuni giocatori esperti sono importanti. Domani a Camilleri ci rinunceremo per i motivi che ho detto prima, perché ripeto, secondo me non è in grado di fare due partite di alto profilo in 3 giorni, in questo momento. Bisogna sbloccarsi in un gruppo così giovane, forse è inevitabile. Vi può aiutare il pubblico che nella prima gara è stato veramente splendido, 5.000 presenze, non ce lo aspettavamo. Certo che il pubblico ci può dare una mano, io mi auguro che ci sia presenza allo stadio, noi faremo di tutto per non deludere nessuno. E poi veramente questo è un gruppo giovane che ha qualità, stiamo cercando di creare un progetto partendo veramente dalle radici, ma io lo ripeto, sono contento del gruppo che alleno e soprattutto tutti insieme lotteremo per questa maglia. E ripeto, sono dei giocatori giovani che hanno qualità importanti, poi il pubblico è fondamentale per noi. Sappiamo quello che Messina può dare, domani c'è bisogno dell'apporto del pubblico, mi auguro che ci sia una presenza importante.